Allora, Presidente, in sintesi, insomma, abbiamo già affrontato durante la conferenza stampa, le chiedevo i dati, se la preoccupano, erano aspettati, lo ha detto anche ieri Conte, però insomma l'entusiasmo sembra un po' frenare in questo momento, no? Beh, l'entusiasmo deve servire per reagire di fronte a un rallentamento dell'economia globale, a un rallentamento della Germania, che è un paese come noi ad alta vocazione all'export. Era evidente ed è evidente che ci sarebbe stato un rallentamento anche dell'Italia, essendo il nostro un paese ad alta vocazione all'export. Questo significa non fermarsi alla constatazione dei dati, evidentemente prendere atto di questa nuova fase e costruire delle dimensioni compensative della manovra economica. Stiamo dicendo da tempo aprire immediatamente i cantieri, ci sono risorse già stanziate per oltre 26 miliardi per opere con valore superiore a 100 milioni, ma non solo quelle, chiaramente occorre mappare anche le opere di importo inferiore e aprirle quanto prima, quindi si pone una questione temporale oltre che sostanziale, cioè in quanto tempo reagiamo, farlo quanto prima in modo tale da compensare questo effetto che arriva dal mondo esterno e su cui l'Italia deve, come dire, reagire. E non è una questione di trovare le colpe degli altri, ma di affrontare una soluzione nell'interesse del Paese, mettendo il lavoro al centro e l'occupazione al centro dell'interesse del Paese. Investimenti e infrastrutture però sembrano essere proprio i nodi critici di questa manovra. Mi riferisco in particolar modo agli cantieri della TAV, lei parlava prima durante la conferenza di aprirli immediatamente. Insomma, come ne usciamo? Beh, ne usciamo dando delle priorità sui punti delle analisi di impatto, a partire dall'opera che lei indicava, tra l'altro che non è nei 26 miliardi e che si aggiungerebbe, arriverebbe a oltre 30 miliardi per un'occupazione che passerebbe da 400.000 occupati a 450. Quindi bisogna capire quali priorità si danno nelle analisi d'impatto. Se il Paese vuole avere, se il governo del Paese un'attenzione alla crescita e all'occupazione, quelle sono i primi elementi sostanziali per fare le analisi d'impatto. Tra l'altro, in momenti di criticità, le prime cose da fare è attivare investimenti pubblici e privati, questo lo dicono le leggi dell'economia, per far crescere il Paese. E siccome abbiamo una fase di rallentamento che viene dall'economia globale, la reazione dell'Italia deve essere su due assi, investimenti privati e investimenti pubblici. Risposta nel tempo una questione che abbiamo a breve, noi abbiamo adesso il problema del rallentamento, a gennaio avremo un rallentamento ancora superiore rispetto al trimestre che abbiamo avuto, dato chiaramente il rallentamento della Germania. Se aspettiamo e spostiamo con dimensioni di decisioni che vanno a dilatare i tempi, non aiutano chiaramente gli effetti della crescita del Paese. Un messaggio forte alla politica, sia meno nazionalista, meno provinciale. Questo è chiaro, noi siamo un paese ad alta vocazione all'export, esportiamo 550 miliardi, di cui 450 vengono dalla manifattura. I primi tre paesi al mondo in cui esportiamo sono Germania, Francia e Stati Uniti d'America. È evidente che queste sono questioni di interesse nazionale. Il nostro è un paese che non ha materie prime e fonti energetiche, le spiegazioni economiche sono uno dei primi elementi fondamentali che la politica deve far proprio per risolvere le sue questioni.